Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 47esimo episodio con la nostra Roma nella Master League su East Pro Evolution Soccer 2. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo che sto registrando anche questo episodio in rapida successione con quello di domenica, quindi buon lunedì. E niente signori, detto questo vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E partiamo subito con il video, dove noi veniamo da una bella vittoria. Nello scorso video contro il Milan per 3-2, vittoria in rimonta e siamo riusciti però poi a mantenerla. Oggi vediamo un attimino chi andremo ad affrontare. Signori, noi abbiamo tanti bei punticini, 42, e un certo Davids ne costa 36 e signori, mi sta venendo l'acquolina in bocca di prendere un certo mastino come Davids che secondo me, messa a posto di Vorlanghen, può essere tanta roba. Ma sì, ma signori, prendiamolo, lo andiamo, abbiamo preso così, botta di a posto di Arti, che non ha mai visto il campo. Ciao Arti, è stato un piacere. Sì, così signori, le cose si fanno di pancia. Le cose si fanno di pancia e l'abbiamo appena fatto. È stata una mossa intelligente? Non penso. Però la studieremo. È arrivato Davids con numero 17. Va bene, rilasciamo 17, signori. Così, un mastino a centrocampo. No, fermi tutti perché io non ho salvato. Dobbiamo salvare il gioco. Sì, questa è una breve situazione che mi sono fatto prendere un attimino dalla mano. Signori, perfetto. Abbiamo comprato Davids e stiamo salvando dopo. Perfetto. Dettagli, dettagli. Vediamo un attimino cosa succederà. Non lo sappiamo, signori. Cosa succederà se Davids ci darà quell'appiglio in più a centrocampo? Vediamo. Mi dispiace per il povero Vorlanden, signori, che ha fatto tanto. Ha fatto tanto, però è arrivato anche il suo momento. Allora, gestione e formazione. Siamo ancora fuori campo, perfetto. Lui già l'ha caricata, quindi se faccio così lui carica di botto, grandissimo. Allora, Valli e Thuram tornano in difesa. Espimas esce per un Zemau che non mi è dispiaciuto in difesa, signori. Sapete, è stato bello, inutile, assente come lui ogni partita. Davids va a centrocampo a posto di Vorlanden, Stojkovic, Henry, Jorni e Babangida. Signori, questi sono i nostri 11 titolari. È arrivato Davids. Vediamo se riuscirà a dare quell'appiglio in più. Contro chi cazzo giochiamo? Contro il Buenos Aires. Attenzione, signori. Altra vendetta da portare in campo. Buenos Aires è stata Buenos Aires, scusatemi. Non avevamo perso prima. Col Milan non avevamo perso pure. E col Buenos Aires abbiamo perso pure. Però ricordo che col Buenos Aires avevamo perso la prima partita. Vabbè, dettagli, se non ci facciamo troppe domande di cui non vogliamo avere le risposte. L'unica cosa che conta, signori, è portarci a casa il risultato. Babangida cerca subito Stojkovic, che è tornato a prendersi il tornato a essere padrone del centrocampo. Attenzione, Davids subito si fa vedere, ma perde un pallone chiuso fra 8 giocatori. Attenzione in difesa, signori, non ci facciamo attrarre troppo dal pallone perché se il nostro difensore perde il pallone, è finita. Babangida, parte subito lui, Babangida, Babangida. Decide di rientrare, cerca Stojkovic, però il pallone non arriva a buon fine. Attenzione, Davids, 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 subito il mastino Davids. Cerca di farsi notare. Attenzione, ancora, Semau, Semau, Semau mio. Porca miseria, sei inutile pure in fascia, Semau mio, sei inutile pure in fascia. Gli ha lasciato prendere il corridoio libero sull'esterno. Lui si era centrato troppo, attenzione, attenzione ancora, parte il traversone, hanno rischiato di passare, hanno rischiato il gol, ma noi siamo stati più bravi. Attenzione, Cafu cerca subito il Bamba, che cerca subito Totti, che si ferma per cerca Davids, il mastino Davids, vediamo il mastino Davids, porca miseria signore, Davids tiene fisicamente, Davids tiene fisicamente, riesce a lanciare Jorni, Jorni che però si fa anticipare, Davids tanta roba. Complimenti a Davids. Guardalo come corre Davids. Morde sulle caviglie Davids. Morde sulle caviglie Davids. Subito così. Bravo, bravo Davids. Davids, Davids, Davids merita. Valeri, Valeri ancora per Davids. Lo cercano lì a centrocampo per dare ordine. Per dare ordine. Attenzione, il pallone arriva a Stojkovic che torna indietro per Thuram, che si allarga ancora per Cafu, che gira per Babangida. Babangida c'ha le praterie. Grandissima la giocata della Roma. Babangida decide di crossarla. Henry non ci arriva, Davids. Mannaggia, Semau, Semau, Semau. Che cazzo ci fa Semau lì? Completamente.
in attacco praticamente. Siamo mio, non sei più un attaccante, devi stare al tuo posto ancora. Il pallone per Babangida che decide di non andare. Babangida vede Stojkovic che vede Cafu. Partito Cafu, è partito Cafu, è partito Cafu. La stava per crossare, ma non è riuscito a dare il colpo finale al pallone. Attenzione, Cafu ancora, Cafu per Stojkovic. Stojkovic, si crea lo spazio. Stojkovic, che brutto tiro. Ma no, non era fallo, mai nella... ma che fallo era, signori? Gli ha dato semplicemente uno spintonetto. Davids, grandissimo di testa, che vede Stojkovic. Stojkovic riesce a partire. No, Stojkovic mio, non è riuscito a girare. A girare sull'uomo. A girare sull'uomo. Attenzione, ancora bellissimo il recupero. Totti, Totti, Totti sulla tre quarti. Perde il pallone, Totti. Attenzione il tiro. No, che cazzarola dico di Saviola. Ma che gol abbiamo preso, signori? Abbiamo perso un pallone a centrocampo. Finta di tiro. E palla all'angoletto. Non ci posso credere. Partita tutta in salita per la Roma. Partita tutta in salita. E va bene, e va bene. Non ci spaventiamo. Siamo riusciti a recuperare quella con il Milan. Possiamo fare i miracoli, signori. Anche perché abbiamo un Davids in più. Dai, ma che falli sono? Ma che cosa fai? Ma cosa fischi? Ma cosa fischi? Fischia lui. Ma cosa fischi? Il pallone arriva a Stojkovic. Giorni, l'1-2 con Totti. Giorni, porca... Babangida ci prova. Bello l'1-2. Però il pallone non è arrivato. Semau, che cerca ancora Giorni. Che niente, fa un movimento di troppo Giorni. E perde il pallone. Giorni. Riesce a limitare la ripartenza del Buenos Aires. Signori, cazzarola, il Buenos Aires ci ha battuto all'andata. Vogliamo un attimino riprenderci, signori. Grandissimo. Oh, cerca un tocco di tacco. La palla arriva a Stojkovic. Stojkovic. Cercate il Bamba, però è chiuso. Annaggia. Niente da fare. Bamba chiuso. Cercato il passaggio per Cafu, ma era completamente limitato. Attenzione, Turam. Parte lui sulla fascia. Turam. Attenzione a Cafu, siamo chiusissimi lì. Palla lunga per Giorni, che di testa riesce a trovare Stojkovic. Annaggia. Serie di batti e ribatti, siamo un po' bloccati a centrocampo, signori. Giorni però riesce a recuperare un gran pallone. Giorni parte sulla fascia. Giorni, non lo tengono. Giorni, rientra sul piede buono. Giorni, cazzaro. No, vabbè, questo era rigore però, scusate, questo era rigore grosso quanto una casa. Se era al contrario gli avrebbe dato il rigore, signori. Davids al recupero di palla. Davids per Cafu per il Bamba che cerca di partire ma viene limitato. Mannaggia, al quarantesimo ancora Buenos Aires fa quello che vuole, un po' troppo libero a centrocampo. Però Stojkovic recupera un gran pallone. Stojkovic cercato Giorni che cerca Henry, che lancia Babangida. Pallone dietro. Pallone sulla traversa, gol! Che cazzarola di azione, però va bene, signori. Harry trova il pareggio sul finale. Porca miseria, Stojkovic è riuscito a beccare la... No, Totti è riuscito a beccare la traversa a porta vuota. Porca miseria. 1-1 al 43esimo. Grandissima l'azione della Roma. Buono così, attenzione, ora però la Roma ci crede, è ripartito con Giorni che però si allarga troppo. Mannaggia. Però come contro il Milan, signori, è importantissimo rimetterla sui binari giusti prima della fine del primo tempo. Loro sbagliano i passaggi, vedete con chi stiamo a perdere. Semau mio, ci mette 3 ore per fare una cosa, però vabbè, eravamo nei minuti di recupero, non è neanche tanto colpa sua. Va bene così, non guardiamo i risultati delle altre partite, ma pensiamo, concentriamoci sempre sulla nostra. Cafu per Totti per Davids, il mastino per Semau per Giorni, che si allarga, Giorni, si è creato lo spazio, Giorni, è riuscito a rientrare, Giorni, il piede è buono! Porca miseria, cosa stiamo facendo? Non so che piede sia quello buono di Giorni. Se il destro o il sinistro. Attenzione, Stojkovic. 1-2 con... No! Non ci posso credere. Cosa ha sbagliato Stojkovic? Non ci posso credere.
Signori, sempre più convinto che il prossimo acquisto deve essere un trequartista di quelli giusti. Stojkovic sì, ci dà, però non c'è nato un po' il feeling, è nato un pochino il feeling, però non mi dà quella sicurezza di un trequartista che ti gioca giusto e ti mette i palloni giusti, signori. Quindi non lo so. Io rimango sempre dell'idea di un bel. Attenzione, Harry, manda il Bamba. Perché mi ha sterzato così di botto? Rimango sempre dell'idea di un bel Recoba. Io non so voi, ma un bel Recoba lì io ce lo vedo no bene di più. Però valutiamo un attimino, stavo per perdere un pallone con sto giro palla che mi sto fa, però riusciamo a portarla su Harry, su Giorni. No, non era fallo, no, non era fallo. Guarda caso, lui è riuscito a prendere proprio il pallone preciso. Davids, no, Davids mio. Eravamo partiti perfettamente in contropiede. Davids mio, Davids mio. Davids che giustamente deve ancora un attimo prendere le misure con la sua nuova squadra. Una squadra fatta di campioni. Ha lasciato la Juventus che era al settimo posto per venire a giocare. Ivanovic! Cazzarola di una miseria, signori, non possiamo perdere contro il Buenos Aires, non ci sto a perdere contro il Buenos Aires, porca miseria infame, non ci sto, attenzione, Babangida è riuscito a ripartire, Babangida rientra, Babangida inquadra la porta, calcio d'angolo, ancora, Babangida per Totti che si gira, Totti. Ma a chi cazzo la volevo passare? Non lo so, non lo so, signori. Non so a chi cazzo. No, 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 no. Esce Ivanov, grandissimo Ivanov, che ci tiene in piedi. Valeri mio, 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 Valeri mio. Porca miseria, Davids. Stojkovic, ricordiamoci cosa ha sbagliato Stojkovic e perde un altro pallone importante. Stojkovic, ma lo riusciamo a riconquistare. Stojkovic. No, veramente Harry la apre per Babangida che guadagna un calcio d'angolo. Babangida che guadagna un calcio d'angolo. Babangida ancora per Totti. No, porca miseria. Attenzione a Stojkovic. Cercato Turam dal nulla. Attenzione. No, troppo veloci, recupera sempre. No, dai, che cazzarò, ci sta mandando quello giusto. Mannaggia a te, ci sta. No, ma non mi puoi. Non mi puoi fischiare falli per tutte le cretinate di questo mondo, però è giusto. Davids. Per il Bamba. Signori, il Bamba. Vediamo che si inventa Babangida. Non ci credo, non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Babangida ancora, Totti riesce a rigirarsi, Totti, Francesco, Totti, il pupone la rimette in gioco, 2-2, il pupone, ritrova il gol. Porca miseria, è riuscito a trovare la. No, l'angolino no. Dormita del portiere. 2-2 al 31esimo. Dai, che ancora. Dai, che ancora fattibile. Porca miseria, porca di una miseria. Basta che non facciamo sciocchezze, signori. È ancora fattibile. Ce la possiamo portare a casa. Non facciamo sciocchezze. No, ma non mi. Ma perché Semao è capitano poi? Ma perché Semao è capitano? Qualcuno mi sa spiegare questa pazzia. Siamo capiti, attenzione, palla che arriva a Babangida, si crea lo spazio, il Bamba è riuscito a partire, Babangida, potevo fare tante cose, potevo tirare, potevo passarla a Totti, perché ho aspettato 7000 ore per fare qualcosa? Attenzione, Cafu, ancora, Babangida, è riuscito a ripartire, Babangida, brutto fallo su Babangida, che non si alza. È espulso Plasente, ma Babangida non si alza, signori. Porca miseria, Babangida ha preso una botta. Dobbiamo sostituirlo, forse dovremmo sostituirlo, Babangida. Facciamo così. No, lasciamolo lì, vediamo cosa succede. Giochiamocela così, ok? Bella così. Cazzarola è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Che avevamo fatto una bella azione sul calcio di piazzato. Al 39esimo, Cafu,
per il Bamba, che non niente, il Bamba non ce la fa, signori. Il Bamba non ce la fa. Non so quando lui mi farà questa sostituzione, però proviamo a mettere Cecil. Cecil. Errore mio non sostituirlo subito a Babangida. Errore mio non sostituire subito a Babangida. Turam, 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 Turam. Mettiamo fuori sto pallone. Mettiamo fuori sto pallone, signori. Non possiamo giocare con Babangida su quella fascia. Attenzione, attenzione a loro. Attenzione. Cafu, 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 Cafu. Ti devi fare 7 km di strada, Cafu? Non lo so. Attenzione, Totti, Totti, Totti al 43esimo. Totti, 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 Totti. Per Stojkovic, per Stojkovic, per Davids, che ha lo spazio. Davids, 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 Davids. Cercato. No, era un 1-2, era un 1-2. Mannaggia le vostre sorelle che stanno a non. Ma porca, era un 1-2, era un 1-2 bellissimo. Perché non mi dai il giocatore che mi confermi? Attenzione, Totti, finisce 2-2 col Buenos Aires. Non ci posso dire. No, 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 no. Proprio una partita così. Barcellona batte Madrid, quindi comunque guadagniamo un punto sul Real. L'Inter batte il Milan. E vabbè, perdiamo 2 punti invece nei confronti del. Guadagniamo un punto sulla Lazio che pareggia contro il Leeds. Questo è quello che ci interessava. Totti per Henry e Babangida per Henry. Portiamo via un punticino, non una grande partita, però vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene così, va bene così. Va bene così, andiamo a 10 punti. Quindi ne abbiamo conservati solamente 6. Ottimo, ottimo. Ma la Lazio non aveva perso? No? Che cazzo non l'ho visto? Ma la Lazio aveva perso. Vabbè, superfluo, superfluo. Sì. Abbiamo 3 pari punti ancora con la Lazio a 36 punti. E stacchiamo il Buenos Aires e il Real Madrid che restano a 3 punti di distanza. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Voglio semplicemente vedere la lista dei marcatori. Perché Henry, nonostante le belle prestazioni, è a 18, 18, 4 punti di distacco da Albert. Mi fate vedere un attimo questo Albert, tanto per capire di chi cazzo lo stiamo parlando. Dov'è Albert? È un 32. Attacco 18, velocità 17, accelerazione 17, passaggi 16, potenza 17. Un bel giocatorino. E invece mi fate vedere un certo Recoba. Recoba 32. Curvatura 18, dribbling 18, tecnica 18, potenza 18, precisione 18, elevazione 17, velocità accelerazione 17, 17, resistenza 17, attacco 18. Ma invece così, giusto per curiosità, un certo Rivaldo. Rivaldo, velocità 18, accelerazione 17, potenza 18. Precisione 18, signori, ci sono più quelli più forti di Recoba, decisamente sì, di quelli più forti di Recoba decisamente ci sono, però non li andremo a prendere noi in questa serie, noi non li andremo a prendere, decisamente no, perché andremo a scombussolare troppo la situazione. Ma detto questo io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il gentile e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, bella raga, ciao!